bene, assessore al territorio, secondo lei quali sono i temi principali da mettere subito sul tavolo da questo punto di vista? Ci sono tantissimi temi principali e tantissimi temi fondamentali. Uno primo di tutto quello di dare la possibilità alla Regione Lombardia di uno sviluppo urbanistico ordinato che prenda a considerazione tutte le varie caratteristiche e le varie peculiarità. C'è il grande tema della difesa del suolo, nel senso che abbiamo una legge che prevede in prospettiva il consumo di suolo zero. C'è il grande tema del recupero delle aree dismesse, che è un tema importante, un tema fondamentale, dove invece di consumare suolo dobbiamo recuperare queste aree. Poi c'è tutto il sistema idrico-fluviale che fa parte di questo assessorato, anche per quanto riguarda interventi importanti contro il rischio idrogeologico e le difese spondali. Tanto lavoro, tanto impegno, siamo pronti per questa nuova avventura. Quindi un impegno che lo vedrà anche proprio sul territorio, ci sarà anche bisogno di avere dei rapporti anche con i comuni, soprattutto in Marche. Assolutamente, questo sono deleghe, un assessorato che non possono prescindere da una stretta colleganza con il sistema dei sindaci, con il sistema delle province, con il sistema degli enti locali in generale. L'ho fatto da Presidente della provincia di Lodi, ho sempre parlato con i vari comuni, con le varie realtà, non penso che ci siano problemi anche a farlo in questa nuova grande avventura.